La tendenza ad abbassare testa, spalle e busto durante il benching non è comune quanto la tendenza di alzare testa, spalle e busto durante il benching, però rientra sempre nello stesso tipo di errore, l'errore dell'osso postero, l'errore della perdita di postura, di perdita di angoli, gli angoli della dress durante il benching. Perché alcuni giocatori tendono ad abbassarsi troppo durante il back, andando poi incontro molto spesso a colpi pesanti, comunque una difficoltà a tornare con la dinamica corretta nel downswing. Per due motivi. Il primo motivo è che hanno la volontà di ruotare le spalle sul piano troppo verticale, ossia la spalla destra ruota troppo verso l'alto anziché verso l'alto e indietro, e di conseguenza la spalla sinistra si abbassa troppo e quindi si crea troppa inclinazione laterale del busto, troppo side bend. È importante a questo proposito ricordare questo concetto. Vedete che in posizione da dress le spalle non sono parallele come nel putting, la spalla destra è più bassa. Di conseguenza la spalla sinistra durante il backswing sicuramente si abbasserà, ma assumerà una posizione non bassa quanto lo sarà la spalla destra nel downswing. Quindi è vero che la spalla sinistra si abbassa, si avvicina al piede destro, ma mai quanto la spalla destra si avvicinerà al piede sinistro nel downswing. Il secondo motivo è un atteggiamento troppo passivo del corpo durante il caricamento, ossia il corpo è troppo rilassato, è troppo passivo e si lascia condurre dalla rotazione delle braccia. Questo non permette ai muscoli addominali, ai muscoli del core di attivarsi e di conseguenza di stabilizzare bene la colonna. Le braccia di fatto portano via il busto che cede collassando verso il basso. Invece è molto importante attivare bene glutei, addominali obliqui e permettere subito a fianchi e spalle di attivarsi guidando la rotazione. Quindi è il corpo che in modo attivo porta via braccia e bastone, take away one piece. Molto bello anche posizionare un bastone contro la pancia e muovere subito la pancia, mantenendo mani e shaft in linea con essa, per proprio dare subito un'azione attiva ai muscoli del core, ai muscoli del busto, che non solo creeranno un X factor migliore, creeranno una carica di torsione migliore, ma daranno grande stabilità al vostro busto. La verità dei fatti è che la gran parte dei giocatori non ha abilità tecniche e coordinazione sufficienti a gestire un bastone lungo più di 45 pollici. I moderni driver vengono venduti quasi sempre con una lunghezza superiore ai 45 pollici e noi sappiamo che, per esempio, la media di lunghezza driver sul PGA Tour è tra i 44 e mezzo e i 45 pollici. Di conseguenza, quando abbiamo un giocatore che non ha un errore costante, ossia non ha un errore nello swing che gli fa fare spesso slice o un errore nello swing che gli fa fare spesso hook, ma tende di fatto ad avere quella che viene chiamata traiettoria spray, ossia una traiettoria dove la palla viene nebulizzata nell'aria, una volta va a destra, una volta va a sinistra, una volta casualmente va più o meno dritta, ma di fatto ogni colpo è un segno della croce che bisogna farsi. Questo è dovuto principalmente al fatto che il giocatore sta giocando un bastone troppo lungo, un bastone che non riesce di fatto a coordinare, un bastone che non riesce a dargli la capacità di colpire in modo costante la palla al centro della faccia e di gestire l'allineamento della faccia del bastone. Di conseguenza, il mio consiglio per andare a correggere una traiettoria totalmente random con il driver è: 1. Accorciare lo shaft
a massimo 45 pollici, ma anche più corto, e due, fare in modo che il vostro driver abbia un pochino più di loft, magari un 10,5 o anche un 11, un 12, e perché no anche di più se siete giocatori magari un pochino più lenti, per il semplice fatto che più loft il bastone ha, più loft dinamico il bastone avrà all'impatto e meno sarà facile riuscire a inclinare l'asse di rotazione dello spin, quindi meno sarà facile dare alla palla delle curve involontarie. Ogni tanto sarà ripasso delle sequenze cinematiche di ritorno di corpo e bastone sulla palla per concludere anche lo swing in un'ottima posizione di finish, è sempre utile. Esiste una regola principale e importante da seguire: tutto ciò che è più basso deve muoversi prima di ciò che è più alto e tutto ciò che è più interno si muove prima di ciò che è più esterno, più distale, più lontano dal centro di rotazione. Ciò che è più basso sono i piedi, le ginocchia, i fianchi, quindi la parte bassa del corpo. Ciò che è più esterno sono mani e bastone. Di conseguenza l'arcia del backswing, l'impulso, parte da una spinta dei piedi che mettono in movimento il ginocchio sinistro, quindi il primo movimento che si apprezza è il ginocchio sinistro che torna in linea col piede sinistro. Dopodiché sono i fianchi a muoversi, dopo i fianchi saranno le spalle, dopo le spalle saranno le braccia, dopo le braccia saranno le mani, dopo le mani sarà il bastone. E quindi nel downswing la parte bassa conduce la parte alta, che conduce la parte esterna fino al contatto con la palla. Dopo l'impatto invece avviene l'opposto, ossia è il bastone a condurre le braccia, che conducono le spalle, che conducono i fianchi in quella che è una corretta e equilibrata posizione finale. Un giocatore anziano deve eseguire uno swing atletico? Forse sì, forse no, dipende che cosa intendiamo per swing atletico. Se per swing atletico intendiamo un modello preso da un qualunque giocatore del PGA Tour, qualunque super atleta del PGA Tour, e il nostro obiettivo è andare a imitare le rotazioni e le posizioni di questo atleta, allora senza ombra di dubbio la risposta è no. Ma la risposta è no non solo per un giocatore anziano, ma per qualunque altro tipo di giocatore, indipendentemente dall'età, perché nessuno deve andare a imitare rotazioni o posizioni di un altro giocatore. Se invece per swing atletico si intende un modo efficiente di eseguire lo swing in modo tale da riuscire a sviluppare molta velocità della testa del bastone e ottenere una grande distanza della palla nel modo più semplice ed efficiente possibile, e per efficienza intendo nel modo meno faticoso possibile, esattamente come fanno tutti i buoni giocatori, atleti compresi, allora la risposta è sì. Io reputo che i giocatori anziani debbano seguire gli stessi identici principi tecnici e biomeccanici che guidano lo swing di un professionista, con la sola differenza che tali principi vanno applicati al proprio corpo. Di conseguenza vanno applicati nel pieno rispetto della mobilità articolare, dell'elasticità muscolare, della propria capacità di sviluppare velocità e quindi potenza, e di fatto della propria coordinazione. Quindi molto probabilmente il backswing sarà un pochino più corto, molto probabilmente l'impatto sarà ugualmente ruotato verso il bersaglio ma in misura minore, e probabilmente il downswing sarà un pochino più lento, quindi cambia la prestazione ma non certo la tecnica. Il finish sarà sicuramente più limitato, più corto, tutte quelle rotazioni eccessive saranno totalmente da evitare perché di fatto inutili, ma qualunque giocatore deve seguire dei principi tecnici che sono
basilari, dove di fatto noi sappiamo che i grossi muscoli del corpo aiutano i piccoli muscoli ad accelerare, dove sappiamo che la parte bassa del corpo aiuta la parte alta ad accelerare e la parte alta aiuta la parte esterna, le braccia, il bastone ad accelerare, dove il contributo di fianchi e gambe di rotazione è fondamentale. Quindi non si può in qualche modo trovare una scorciatoia o pensare che lo swing di un giocatore più anziano debba essere diverso da un giocatore giovane, avrà semplicemente una forma diversa, ma se non si seguono gli stessi identici principi si ottiene qualcosa che sicuramente non è il più efficiente possibile. Eseguire per esempio uno swing affidandosi molto alle braccia e poco al corpo porta il giocatore a ottenere colpi scarichi, deboli, e molto probabilmente porta il giocatore a infortunarsi la schiena. Effettivamente non sono pochi i giocatori che lamentano di tirare dal tee il legno 3 spesso più lungo rispetto al proprio driver. Solitamente questi giocatori sono giocatori che non hanno molta velocità di swing e di conseguenza non riescono a sfruttare le caratteristiche di un driver, che sono soprattutto legate a un loft piuttosto ridotto, che ovviamente richiede un po' di velocità per far decollare la palla con lo spin giusto e quindi permettere alla palla di rimanere tanto in aria. Quindi il mio consiglio è molto semplice: prendere il proprio driver o cambiarlo, ma comunque rendere il nuovo driver il più simile possibile al proprio legno 3, ossia fare in modo che il nuovo driver sia più corto rispetto all'attuale, non tanto quanto il legno 3, ma sicuramente qualcosa che si avvicini. Per esempio, io non consiglio mai un driver più lungo di 45 pollici, la maggior parte dei driver oggi viene venduto più lungo di 45 pollici e un legno 3 è solitamente lungo 43 pollici, quindi per esempio un driver di 44 pollici o poco più può andare già molto meglio, e fare in modo che il loft del proprio driver sia maggiore, magari non il classico 9,5, 10,5, ma ancora meglio un 11,5, un 12,5, un qualcosa che assomigli di più al legno 3. Questo senza ombra di dubbio sono convinto che potrà aiutare questi giocatori a ritrovare quella distanza che non riuscivano ad ottenere con il driver. Inoltre, noi sappiamo che il legno 3 viene colpito con un angolo attacco un pochino più verticale verso il terreno. Mi raccomando, il driver deve essere sempre colpito bene dal basso verso l'alto.